Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, eccoci qui con Attila Total War e abbiamo appena conquistato Londra e Camulodunum, questo troiaio qui che tutte le volte non mi viene come si chiama, e andiamo a vedere un pochino le notifiche di questo turno prima di proseguire. Dunque, intruso straniero, la furia Sabazio vicino a Longin, che era l'esercito dei britanni. Demolizione completata dell'edificio in rovina a Flevum. Vedremo di reinvestire qualche soldino nella costruzione qui di questa zona. Non so se effettivamente qui come in Rom 2 ci vengono dei sobborghi. Dunque, qui come cosa potremo fare? Come procede qui la situazione? Ad Angulus c'è una pestilenza, ma è arrivata da un'altra regione. Qui noi potremo vedere però di sì, migliorare tutti i servizi sanitari, aumentare la crescita, oppure fare una cosa del capo tribù. No, io direi di fare questa qui. Aumentare i servizi sanitari di 2 qui e più 1 in tutte le regioni, quindi più 3 qui e più 1 dalle altre parti. Abbiamo meno 2 di ordine pubblico, ma vedremo di migliorarla questa cosa. Abbiamo intanto mercante di schiavi, deposito merce, figo. So se è il mercato, banchi nel mercato, esatto. Noi poi abbiamo condizioni merce fuori stagione, primavera pessima, attenzione, addirittura scansa. Guardiamo cosa ci dà. Questa cosa ci dà crescita, meno 3, costi di costruzione, meno 15 per gli edifici dell'agricoltura. Dunque anche qui a Alabu abbiamo questa cosa. Ragazzi, qui abbiamo un problema di ordine pubblico. Quindi dovremo cercare di tirare su l'ordine pubblico. Ci mancano i dindi, altrimenti questa qui forse era la cosa meglio da fare. Vedremo di fare questa. Questa cos'è? Depositi, servizi sanitari più 5, cibo più 50, rimanere riserve. Ok. Tratto acquisito, spugna, Gauti beve molto, autorità più 1 e 0 più 1, va bene. E abbiamo reclutato delle unità, razziatore 12 a cavallo. E altri razziatori nordici a cavallo dovrebbero essere tutti nell'esercito qui allo... Ah no, questo qui, già. Pronturno recluteremo anche le lance, le lancieri Thrall, e dovremo aver completato questo esercito con questo signor Aghi. Che bello come nome, generale Aghi. Fine turno, vediamo un pochino se il passaggio dalla primavera all'estate del 406 d.C. ci riserva qualche sorpresa o se semplicemente le cose vanno avanti senza problemi. Non succede niente a quanto pare, quindi... Ok, ancora non si vedono gli unni, ragazzi, però... È ancora presto. Allora, qui abbiamo Ebdani, Pitti, tutta sta gente che girella, ma io penso che appunto il loro obiettivo sia quello di stabilirsi nel continente. Anche gli angli non sembrano aggressivi, almeno in questo momento. Noi, io direi che è il caso appunto di riprenderci temporaneamente e poi passare alla conquista della zona nord, lassù. Dunque, lealtà vacillante per quanto riguarda Sigar, che è nell'Oceano Gallico. E qui distanza il signor Sigar. Lealtà vacillante penso sia sempre a 4, quindi... Abbiamo Frandral, che è in salute, quindi autodifesa più 5%, possibilità di morte per cause naturali meno 10%. Abbiamo costruzione pascoli completati a Camundun. E abbiamo guadagnato un grado con il signor Ghisur. Il signor Ghisur che si trova... Ah, è il governatore da queste parti. Ah, ok, qui ragazzi la possiamo convertire. Abbiamo i soldi per convertirla. Ah, il cazzo, dovrebbe costare tipo 9.000. Ok, stanno calando i prezzi però. Il signor governatore Ghisur ha acquisito un grado. Ok, gli potremmo dare quindi... Questo qui cosa dà? Capacità di reclutamento dell'esercito più 1. Forza comandata, introiti derivati da saccheggi, grado di fatica, forza comandata, cibo 5 per via della presenza di personaggi, diamogli questi due, va. Ok, e dunque, questa cosa, rinomina insediamento, oh mio Dio, una figata. Ok, quindi ragazzi, i cosi di nomi, cioè potremmo anche andare a chiamare questo qui, invece che Camo
Camo Lodunum, lo potremmo chiamare tipo nuova Labo. Che figo. Vabbè. Per adesso lasceremo i nomi originali, poi in caso vediamo. Crescita regione, bli 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 bla bla bla, non ci interessa molto a dire la verità. Il nostro signor agente, io direi di mandarlo da queste parti, perché ragazzi qui abbiamo la colonia Agrippina che non ci vuole troppo bene. Ci andiamo a vedere nella diplomazia, vediamo che tutta questa zona non ci vuole troppo bene. Particolarmente gli angli con cui siamo in guerra e che sembrano possedere solo questi due territori. Potrebbe essere il caso, ragazzi, prima di proseguire nella nostra opera di conquista del nord, di chiudere la situazione con gli angli e magari conquistare anche subito qui. Invece che conquistare direttamente questa, perché dichiarando guerra ai britanni, avremo i britanni anche qui. E tutti qui. E forse i britanni sono anche alleati, eccoci qui, difensivi con gli Eddani e militari con i Caledoni, quindi. A parte, sono già in guerra con tutte fazioni lontane, quindi non ci conviene. Mentre gli angli sono alleati difensivi con gli Ebdani, anche loro. Ma noi siamo già in guerra. Quindi in pratica non ce ne frega un cazzo che loro abbiano degli alleati. E io direi che è la scelta migliore. Ah, ragazzi, mi sono accorto l'altra volta di aver detto una cazzata pesante per quanto riguarda il discorso dei periodi storici. Perché avevo detto che eravamo già nel Medioevo. Perché non lo so, perché ero un, cioè, mi era venuta in mente sta cosa. Il Medioevo che iniziasse nel momento in cui c'è lo scisma fra Impero Romano d'Oriente ed Occidente, ma in realtà è quando cade l'Impero Romano d'Occidente, quindi nel 476 dovrebbe essere. Quindi niente, ho detto una cazzata. Vabbè, dunque, qui abbiamo un agente. Io direi di andare immediatamente, ragazzi, a vedere com'è la situazione dei territori degli angli. Per non siamo a meno 32, guadagniamo 17 per turno da queste parti. Vediamo quanto è dovuto di questo 17 per turno alla presenza militare. Secondo me tanto, però più 12 per turno adesso. Va bene. Presenza militare 15, quindi non siamo in grado di uscire. Stiamo guadagnando solo 1300 per turno. La colonia Agrippina, che fa parte della. Dovrebbe far parte della cosa? Della. Belgica. Belgica, che come capitale, forse a Roto Magnus, ha desolata come capitale. No, questa è Lugudunensis qui. No, forse la capitale è. È questa qui nella nebbia, che dovrebbe essere dei britanni. Quindi i britanni sono spinti molto a sud. Noi salteremo a pie pari questa zona e andremo a colpire direttamente di qua. Comunque, teoricamente io potrei già avvicinarmi qui. Vediamo un attimo se riusciamo a colpire anche in questo turno questa colonia. Qui, come vedete, ci sono dei signori eserciti, ragazzi. Non è che. Qui vediamo di. Ok, stiamo attaccando gli angli. Loro, come vedete, hanno 540 rinforzi di uomini corpo a corpo. Non abbiamo questa cosa. Possiamo anche combatterla sul campo. Questa non è così scontata. Vedremo un pochino di sfruttare al meglio questa nostra flotta. Abbiamo unità proprio basilari, ovvero corpo a corpo, e cioè predoni e arcieri, semplicemente. Loro hanno dei rinforzi di. Dei rinforzi terrestri, quindi arriveranno dal limite della mappa. Gli ci vorrà un pochino. Noi cercheremo quindi di fare una cosa il più veloce possibile verso il centro dell'insediamento con i nostri uomini, colpire, ammazzare, conquistare e eventualmente difenderci dall'esercito di rinforzo, l'esercito di guarnigione. Ah no, è un esercito di guarnigione, quindi è già in città, niente. Ok, aspettiamo il caricamento, quindi la battaglia di Roto Magus del 406 d.C. Vedremo subito di prendere questo insediamento perché ragazzi, appunto, noi vogliamo fare delle guerre di del guerre lampo, perché in questo momento siamo già un ottimo grado di potenza. Abbiamo già due regioni complete, ovvero Frisia e Scanza, un terzo condizioni nebbia. Perfetto, iniziamo lo schieramento, quindi andiamo a vedere di mettere. Wow, guardate quanto è alto! Bello questo insediamento! Quindi dunque, per arrivare qua sopra dovremo passare da. Andiamo alla strada. Dovremo passare da qui. E dovremo sbarcare quindi qui. Ok.
Quindi andiamo a vedere di fare immediatamente questa cosa, quindi nostro gruppo 1 semplicemente e nostro gruppo 2 semplicemente. Quindi gruppo 1 informazione linea singola, gruppo 2 informazione linea singola dietro. No, formazione linea singola anche voi. Ok, bravi. Quindi iniziamo la battaglia, gruppo 1 sbarchiamo qua. Gruppo 2, c'è spazio di qua per sbarcare. Ok, sì, speriamo di non prendere troppi danni dalle frecce, cerchiamo di andare velocemente. Attenzione che qui ragazzi abbiamo una nave del nostro avversario. Quello in generale, fuoco. Fuoco immediato sulla nave del generale. Vediamo se riusciamo a... Vediamo se... eccoci qua, le nostre navi sono... Eccolo qui, questi cercano già di abbordarci, quindi... Ok. Vediamo di abbordare immediatamente queste navi. Ok. Qui stiamo cercando di dargli fuoco. Ora magari non so se neanche se conviene. Quindi vediamo di lasciarne solo una che combatte contro questi. Ok, non c'è problemi. Siamo in enorme superiorità. Amici, per favore. Vediamo di andare immediatamente a sbarcare con questi uomini. Ok, andiamo a vedere il nostro esercito che è già sbarcato, quindi. Che eccoli qua. E devono combattere contro un bel po' di uomini, comunque ragazzi, non sono proprio pochi. Il nostro generale usa la frusta, ispira uno, estingue l'incendio, usa la frusta, ci migliora la fatica, ma non... Io direi di combattere corpo a corpo con queste unità. Abbiamo questi che possono vedere di... Qui immediatamente quelli qui abbiamo buttato giù, perfetto. Si stanno arrendendo ma ancora non sono finiti. Voi ce la fate a sbarcare qui, bravi. Voi avete uno spaziettino dove sbarcare qui. E voi... Perché non cercate di... No, 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 forse... ora siamo... Ok ragazzi, quindi qui i nostri arcieri si stanno divertendo un po', vediamo di portarli avanti. Ok, questi stanno... Questi, per favore, andate a sbarcare. Lasciate perdere quella, quella ci pensa questa. Intanto è molto danneggiata, questa si può divertire. Volevo uccidere il loro generale, quello è il discorso. Ok, l'abbiamo abbordato, quindi va bene. Vediamo di colpire la cavalleria. E vediamo di farlo con le frecce normali. Come sono a livello di cadenza, individuazione, velocità di conquista? Ah, sono schermagliatori a cavallo, ok. Il nostro generale purtroppo essendo un generale non terrestre ma marittimo, non è il massimo combattimento corpo a corpo sulla terra, quindi... No, forse non ci siamo capiti. Voi gruppo 4, voi gruppo... 3. Ok, ce la facciamo. Bene, andiamo a conquistare queste unità. Dai, su. Ok, voi siete gruppo 1. Vi ho già messo nel gruppo 1. Per favore, uccidete quelle. Dai, voi avete finito le munizioni. Quindi va bene, fate questa cosa. Quindi voi che avete finito le munizioni, diventate gruppo 1. Anzi, gruppo 3 anche voi. Ok, quindi attenzione che arriva la cavalleria ragazzi. Ok, qui abbiamo finito, quindi avanti. Dobbiamo fare il giro qui, abbiamo detto. Quindi veniamo qua ad attaccare queste. Tutti avanti. Le navi cosa abbiamo? Abbiamo questa qui che ha finito il suo lavoro. Il generale nemico penso sia fuggito o morto. Per favore, amico, trova un posto dove sbarcare, non posso lasciare solo te. Voi cosa state facendo? Andate avanti. Dunque, gruppo 4, per favore, colpire qua. Vediamo di colpire questi, va. Io questa nave qui mi sa che la devo buttare via praticamente, perché qui non mi fa sbarcare. No, no, no. Un angolino, ma qui c'è spazio, dai, vieni qua, intanto ascolta,
Intanto, cosa vedi? Danni incendio 30%, ma estingui incendio? Vabbè. Voi avanti. Ok, non tutti magari, ma voi due. Voi due. Addosso a questi. Bravi. Ok. Quindi andiamo avanti, ragazzi. Stiamo perdendo la nostra superiorità numerica. Ok, non è vero, non la stiamo perdendo perché eravamo già in questa situazione. Arcieri, cosa state facendo? Andiamo a avanzare di qua. Lo so, ma infatti si stanno separando troppo, quindi andiamo a riunirli e a portarli qua su in cima. Tutti, va? Facciamo così. Tutti su. Ok. Dove state andando? Si stanno separando, vediamo di uccidere velocemente questi. Vabbè, facciamo una cosa, ragazzi, uccidiamo tutti, poi pensiamo al resto. Tanto è inutile fare questo combattimento troppo lentamente. Vediamo di prendere questi uomini e andare a colpire di qua. Voi andate a colpire questi. Anche voi, per favore, questi tanto sono in rotta. Ok. Colpite questo, dai. Ho capito. Che vergogna. Vieni, vieni, si conquista tutto. Vieni, vieni, tutti su. Ci sono rimasti davvero pochi uomini, ragazzi, ma vi ricordo anche che questo qui è il generale. Che non è proprio fedele. Quindi se dovesse casualmente morire in questa battaglia, sì, ci dispiace. Aia, 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 la perdiamo, aia, la perdiamo. Su, su. Voi cosa potete fare di ganzo? Niente. Ok, dai che ce la facciamo contro questi. Mi dà un leggero svantaggio, dice. La frusta, vediamo di migliorare la situazione. Ok, sono in rotta. Abbiamo vinto, ragazzi. Dai, vi ricordo, abbiamo anche un'unità navale extra giù. Ci facciamo proprio. Comunque, stiamo all'insediamento. Vieni a sbarcare. Vediamo se sbarchi sul serio. Stai lì. No, ti fa sbarcare addirittura. Ah, ma palati. Ora sbarchi. Ah, no. Sì, abbiamo un'unità. Attenzione, degli schermagliatori che sono venuti qua. Quest'unità qua è in grado di colpire velocemente. Su. Vai, vai. Andiamo, non puoi cedere a questi. Vediamo se riusciamo a raggiungerli, perché altro è questo il problema. Noi abbiamo conquistato qua su in cima, quindi vediamo di scendere. Andare verso questa zona. No, eh. Non perderemo per degli schermagliatori del cazzo. Ok, l'abbiamo raggiunti, finalmente. Ora moriamo, sicuramente. Unità in grande svantaggio. Bene, ok, stiamo recuperando. Vinceranno loro da soli. Quanti sono? 21. 21 uomini. 81, 79. Stanno cadendo come mosche. Usiamo la frusta. Ok, sì, ne stiamo vincendo, basta aspettare praticamente, dovrebbe essere l'ultimo. Ok, vittoria. Vediamo di andare a sterminare tutti questi uomini che rimangono, tanto vabbè, è una conquista, quindi. Ok, ragazzi, vittoria pirrica. A vedere quanti uomini ci sono rimasti. Rimanenti 79. Ok, però a quanto pare Sigar non è morto, ragazzi. Loro rimanenti 108, quindi meno di noi. Non è stata una grande battaglia, semplicemente perché abbiamo. Insomma, non ci siamo organizzati bene, siamo sbarcati e tutto, quindi questo posto andiamo a occuparlo pacificamente. Ok, il nostro Sigar ha un nuovo grado e l'esercito, cioè la flotta ha un nuovo grado, quindi diamogli
delle nuove abilità, quindi entrate queste qui, aumentiamo le entrate, diamogli un aiutante, più 3 per le unità di fanteria reclutate, anche se è una flotta. E come tradizioni, capo dei carpentieri, solidità più 10, costo di reclutamento meno 20, rovina di Roma, morale più 3 contro romani, questo qui invece integrità più 2 in acque condivise o controllate, facciamo questo. Ok, questi dobbiamo riprenderci, quindi andiamo a reclutare delle nuove navi. Facciamo due di queste e due di quelle. E con questo esercito possiamo addirittura andare a colpire, ragazzi, questo esercito qua. Gli uccisori di Jotun, ma hanno il loro re, il re degli angli, Wilhard, che è qua dietro con un esercito con i controcazzi. Quindi vediamo se intanto siamo in grado di ostacolare questo esercito rovinando le scorte. Aumenta il grado di fatica per tutte le unità nell'esercito designato. Quindi guardiamo se ci riesce. Successo, ok. Quindi abbiamo completato la missione. Guardiamo se lui ha un nuovo grado. No. L'altra spia è qui, ma ha terminato il suo movimento. Qui la situazione è comunque positiva, ci basta sia questo, dobbiamo aspettare di guadagnare abbastanza soldi da diciamo portare questo insediamento a essere un insediamento della nostra tipologia, ovvero un insediamento germanico e non gallico, o sì, mi sembrerà gallico, di tipo gallico questo, non lo so, vedremo. Dunque, fine turno. Ed eccoci qua. Ci hanno accerchiato totalmente la flotta di Sigar, ragazzi, e siamo in enorme inferiorità numerica, quindi non ha neanche senso combattere stato sul campo. Non tanto perché la flotta non può farci niente, ma abbiamo due eserciti, questo da 20 e questo penso da tipo, quanti so, questi 4, 7, 10, 12, quindi no, direi di no. Però abbiamo, in questa maniera, io direi di combattere in maniera aggressiva, tanto ci sterminano tutti, quindi più ne uccidiamo meglio è. Noi siamo 122, vediamo se riusciamo a portarne a casa altrettanti. La nostra flotta dovrebbe andare giù. Sconfitta decisiva, ne abbiamo uccisi 98, vabbè. Quindi giù la nostra flotta, il nostro Sigar muore sul campo di battaglia. A quanto pare non ci ha detto niente per adesso, ok. Quindi ragazzi abbiamo teoricamente il 100% del controllo in questo momento, perché Sigar dovrebbe essere, doveva essere, mi sa, il tizio che aveva più influenza fuori dalla nostra famiglia. Quindi dobbiamo vedere di reclutare dei nuovi, come di Sigar è deceduto, grado 5, comando delle serpi del mare. Ok, insediamento razziato, Roto Magnus, fedeltà agli angli, valore del bottino. Ok, allora, scalata al potere, attenzione, Volstagg, generale, no, Volstagg cos'è? È un... Non ce lo dico, di grado 2, non si sa. Quest'uomo ha affamato i poteri, ha preso la carica senza la tua approvazione. Che carica vuoi fare, amico? Potrebbe essere adatto al ruolo, ma puoi permettere che le ambizioni minacciano il potere della tua famiglia? Il nostro controllo è veramente basso. Oppure perdere 20 influenza per il nostro re. Fermiamo la promozione, ragazzi, non vogliamo questa cosa. Andiamo a vedere un attimo. Com'è il discorso? Dominio? 95%? Controllo? 50%, ok. Dunque, altri 9 li abbiamo. Volstagg, eccolo qui, questo stronzo, che però ha 10 fedeltà, comunque. E Agi, che è generale Agi, ok. Ghisur, per favore, ti sposi? Cioè, non... vabbè. Ah, puoi addirittura... ti posso addirittura portare a essere signore della guerra. Vediamo, voi vi posso portare a essere di grado superiore, facciamolo. Vediamo se tipo Volstagg lo possiamo mettere come compagno. Aghi no. Qui cosa abbiamo di eleggibile come compagno? Ring. Ah no, Ring è già qui. Ok. Che diventerà uno di questi. Va bene, vediamo di mettere sì loro, anzi Aghi no. No, questi non possono. Vabbè. Quindi vedremo appunto di stanziare nella giusta maniera questi tizi. Dunque, Lugdnensis, non possiamo mettere nessun candidato, ma scusate, ma è nostra, l'hanno solo razziata a quanto ho capito, no? Sì, è ancora nostra. E stanno qui fuori a aspettarci, come vedete, con questi due esercitini. Non sono niente di che, ragazzi, eh.
cioè sono unità abbastanza basilari, io direi di andare a colpire immediatamente questo weakon, ostacola l'esercito e rovina le scorte. Ce la facciamo a farlo in questo turno? Assolutamente no. Abbiamo 5.000, guadagniamo 2.008 per turno, ragazzi. Quindi Rotomangus sicuramente ce lo butteranno giù. Questa riparazione 1.008 non ci conviene. Vedete, ci sono ancora cioè gli eserciti qua intorno, quindi è inutile rimetterlo a posto, poi magari ce lo riraziano. Quindi facciamo ancora una volta, fine turno, avremo anche una tecnologia che dovrebbe essere una tecnologia che ci permetterà di ottenere un bonus alla velocità. E possiamo costruire anche delle macchine straniere d'assedio, quindi medie. E abbiamo aumentato il tempo di resistenza all'assedio in questa maniera delle nostre città. Ok, quindi facciamo fine turno e vediamo se succede qualcosa. Allora, ora ci occuperemo della regione della Frisia, della provincia della Frisia. Vedremo se siamo in grado di tirare sull'ordine pubblico da quelle parti. Perché vogliamo e dobbiamo spostare l'esercito che abbiamo creato a, non mi ricordo come si chiama, la capitale della Frisia. E in questa maniera potremo andare a colpire gli angli, perché altrimenti in questa situazione nella quale siamo adesso non siamo in grado di colpirli. Intanto i Pitti e gli Ebdani stanno facendo strani lavori, però vabbè. Io con queste azioni da parte di queste ancora non l'ho capita, sinceramente. Quindi non so se dare la colpa a un'intelligenza artificiale non perfetta, ma ormai tanto con i Total War ci siamo abituati. Oppure magari non riesco a capirlo io. Sigerir. Ribellione imminente a Lugdunensis e favori politici. Ah, aspetta, impedimenti politici. Volstagg, io vogliamo far perdere cosa? Quindi Ghisur è passato a signore della guerra. Sigerir è passato a giudice. Ring è passato a giudice. Ok, quindi Sigerir, che non è uno dei nostri parenti, teoricamente, dovrebbe essere adottato. Sigerir, esatto, è un giudice. E non è molto fedele, a 4 su 10, quindi andiamo di adotta. Propone adottare un membro di un'altra famiglia, così che il suo impegno futuro vada a vantaggio della tua. Questo aumenterà la sua lealtà, ma diminuirà quella dei tuoi figli adulti. Dunque, c'è solo Ring. Altrimenti, scusate, se mi muore Ring, io non ho eredi maschi, quindi. Quanto ha Ring di fedeltà? 10 su 10. Siete dello stesso rango, quindi sì, vogliamo adottare il signor Sigerir, così da portarlo dalla nostra parte. Volstagg, no, 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 no. Scusi, Volstagg. Vogliamo adottare Sigerir. Personaggi non possono agire contro se stessi. No, allora, Gauti adotta Sigerir. Questo influenza 50, cazzo. Ok, quindi vediamo di premere V, lasciare perdere tutto, andiamo a vedere le notifiche. Sviluppi metodi stranieri di assedio, ok, quindi abbiamo una velocità aumentata. E attenzione, abbiamo munizioni più 10, giavellotisti nordici, schermagliatori nordici. In un turno faremo questo. 10.000 ci costa. Perché 10.000? Ma forse perché è proprio questa, vabbè. Ricchezza derivante dagli edifici per l'allevamento e edifici commerciali. Possiamo fare la roba di livello 3, va bene. Dunque. Con questo lo agentolo, vediamo di colpirlo l'ostacolo. Via, colpi, rovina le scorte. Vediamo di rovinare un po' la fatica di questi temuti berserker. Fallimento, ok. E fallimento, va bene, ce lo fa vedere due volte. Abbiamo bisogno di ostacolare ancora una volta questo esercito, depistando l'esercito. Questo non è ancora in grado di fare molto, è nuovo lui. Vediamo se ci riesce. Fallimento critico, pure, fai proprio schifo. Ok ragazzi, allora, questi si sono stanziati qua, qui dalle parti di Flevum, dobbiamo tirare sull'ordine pubblico. La presenza militare non ci dà bonus? Ah,
Ma è fuori. A posto, quindi siamo già in grado di partire. Passeremo via terra? No, non possiamo passare via terra. Però forse ci conviene allontanarci da qui e risbarcare qui nei territori che sono dei britanni. Vediamo di fare un po' di diplomazia con gli amici britanni. Amici britanni, salve, ci odiate, lo Speak your so, però terms. che ne Give word, dite se plentiful haste. io Other business passo calls this day. con le truppe? Ok, non volevo peggiorare troppi rapporti, quindi vedremo di sbarcare qui e cioè sbarcare direttamente qui. Ragazzi, con questo più l'altro siamo in grado teoricamente di fare questa cosa. Comunque, 8.000 e 3.000, prossimo turno. Forse anche questo? No, perché mi sembrava che fosse di più all'inizio. Infatti, 8.009, sta calando piano piano. Oh, figo, possiamo fare taverna, sala grande e tenda del capo tribù. Diamo l'ordine pubblico di un sacco. Siamo ancora in negativo e dobbiamo migliorare i servizi sanitari. Permettere il reclutamento di sacerdoti. Dico, costa 4.000 però. No, fine turno. Volstagg ha un'abilità non assegnata. Quindi a Volstagg gli diamo influenza personale assolutamente no. Costi di costruzione ridotti del 10%. Guarda, un pochino forse riusciamo a fare anche in questo turno questo robo. Perché abbiamo ridotto i costi di costruzione. 8.400. Vabbè, per 100 dinari, non mi ricordo mai se sono sesterzi o roba del genere, non riusciamo a fare in questo turno, però ci siamo quasi. E rieccoci qui, c'è una ribellione a Lugdunensis, naturalmente la nostra città qui non le abbiamo messo molto, è nata anche una figlia, Ring. Ok, Ring è il nostro primogenito. Figlio, non figlia. Ok, dunque, guardiamo questi ribelli, sono ribelli dell'impero romano d'Occidente, quindi in pratica si affronteranno con i Galli. Però probabilmente tenteranno subito di attaccare la nostra cosa. Guardiamo se riusciamo a ostacolare questo esercito, rovinando le scorte. Ce la faremo? Ce la faremo? Questi sono proprio fortificati, ragazzi. E successo, ok, quindi abbiamo ridotto, rovinato le scorte, grado di fatica più 20%. Ok, dunque abbiamo imbarcato questo esercito, che non è il massimo ancora come dite, però portiamolo qui e Londra siamo pronti a Londra siamo pronti a convertirla in un burg. Ce la facciamo? Burg, oh! Quindi abbiamo costruito questo burg, ci rimane solo 2800 in saccoccia, che non è molto. Vediamo qui cosa possiamo realizzare per tirare su magari l'ordine pubblico. Qui a Angulus c'è ancora questa pestilenza che parte da Rujon, ragazzi. Però Rujon, ah no, c'è ancora, c'è ancora. Qui avevamo costruito, così ci peggiora ancora lo squallore. Questo non ci serve a dire la verità. Però vabbè, lasciamolo così. Abbiamo 0 di ordine pubblico, 31. Qui abbiamo 27, 1 positivo, ci va bene. Qui abbiamo un sito di costruzione. Avevamo levato, non mi ricordo cosa, da questa zona di Alabu. Probabilmente volevamo costruire qualcosa per l'ordine pubblico, quindi andiamo a vedere qualcosa per l'ordine pubblico. Penso la cosa migliore sia questa, ordine pubblico più 3. Non ce lo dovremmo avere da queste parti, quindi costa 1.600, lo facciamo subito. E andiamo a vedere se riusciamo a reclutare subito in questo turno delle nuove unità. Ok, dunque, tre lancieri, quattro schermagliatori, io direi di fare quattro frombolieri, abbiamo già. No, facciamo due frombolieri e due unità di cavalleria. No, non abbiamo abbastanza soldi, quindi due unità di cavalleria e un fromboliere. Ci facciamo fare quindi due lancieri Thrall, perfetto. Facciamo gli schermagliatori Thrall, non sono forti, ragazzi, Molto bassa la salute, come vedete. Però sono utili sia in corpo a corpo sia a distanza, quindi carne da macello e al contempo anche unità d'attacco. Ci rimane 59, quindi qui non possiamo reclutare nessuno. Facciamo fine turno, vedremo. Fandral ha un'abilità non assegnata, il nostro amico qui. Dunque, vediamo di dargli delle abilità in grado di fargli fare consente vai in esplorazione e consente uccidi. Facciamo queste due, così almeno riesce a fare più cose. Fine turno. Ok ragazzi, siamo quasi alla fine di questo episodio, vediamo di
Cosa riusciamo a fare? Vediamo più che altro se gli angli intervengono nei confronti dei ribelli dell'impero romano o li fanno crescere. Sembra che gli angli, ragazzi, sappiano che torneremo, quindi stanno lì fermi. Non si muovono, non si muovono. Hanno già fatto il loro turno, non si sono mossi di lì. E non ha neanche senso per loro fare questa cosa, perché se in 2 turni avevano conquistato effettivamente per l'insediamento, adesso erano in grado di colpirci direttamente nel nord. Che forse è quello che faranno a breve, comunque. Cambio di religione, gli ostrogoti da paganesimo greco-romano a cristiana ariana. Ok, incursione Rotomagnus, Lugdunensis. Quindi esercito ribelle, incursione nella nostra regione, stanno danneggiando l'ordine pubblico e produzione alimentare locale. Ok, quindi qui c'è dei problemi di ordine pubblico. Stiamo guadagnando 20 per turno, però, ragazzi, perché c'è questo esercito che sta crescendo piano piano. E vediamo di colpire questo esercito, vediamo cosa riusciamo. Uccidi, vediamo se riusciamo a uccidere. Però attenzione, questo è il re, ragazzi. Questo è il loro re. Quindi andiamo a uccidere il generale. Uccidi. Fallimento parziale, in modo insolitamente evidente. Il nostro questa volta ha fallito nel suo compito. Cosa vuol dire fallimento parziale? Forse che non abbiamo speso niente, ci sta. Dunque, qui abbiamo costruito questo. Questo ci serve 3200 per costruirlo. Questo abbiamo reclutato. Non è il caso di muoversi, ragazzi, se non in compagnia qui. Quindi aspettiamo che salga molto l'ordine pubblico prima di fare qualsiasi cosa. Qui a Lugdunensis potremo vedere di. Questo si è già ripreso da solo, come vedete. Questo qui, 1620, sì, ce li possiamo spendere. Vediamo di far salire appunto l'ordine pubblico da queste parti, perché se continuano così nessuno ci attaccherà, a meno che quei ribelli non arrivino adesso all'improvviso e attacchino, che sanno che non c'è nessuno di guarnigione. Quindi intanto si è ripreso anche il nostro agente, ragazzi, lo vedete lì accanto, e quindi aspettiamo ancora una volta questo turno e poi termineremo l'episodio. Ed eccoci qui, infatti ci attaccano, anche stavolta non ha senso difenderci. E cosa abbiamo qui? Olafr de Geati e Asvrd de Geati. Abbiamo delle unità non male, comunque, perché abbiamo dei lancieri, però loro hanno. Sì, vabbè, hanno unità più forti, hanno anche un onagro, quindi cerchiamo di fare aggressiva, guardiamo un pochino quante riusciamo a uccidere. Cro, cro, svu, gomitata, gomitata e sblack. Ok. Quindi questi probabilmente invece lo conquisteranno l'insediamento. Quanti ne abbiamo uccisi? 131. Che merda. Sì, hanno conquistato l'insediamento di Rotomagnus, ragazzi. Quindi Rotomagnus in mano all'esercito ribelle dei ribelli romani d'Occidente. Ok. Quindi questi due sono sempre attaccati. Vediamo se riusciamo a uccidere finalmente questo tizio. Uccidi, fallimento critico, quindi niente. Voglio ostacolare questo esercito, depistando l'esercito. Sì, vogliamo separarli, ragazzi, perché insieme sono abbastanza difficili da affrontare. Ma siete ancora agitata. Depista l'esercito, fallimento, non c'è verso. Siete ancora agitata. A quanto pare no. Però, ragazzi, dovremo. Dunque, con lui siamo in grado di raggiungere quasi quella zona, diciamo. Con questo esercito loro probabilmente sono in grado di arrivare a colpirci. Io direi di portare il nostro esercito qua giù, in mare, e comunque lontano appunto dalla costa. Vediamo un attimo se con i nostri soldini riusciamo a migliorare qualcosina. Naturalmente. Ah sì, vabbè, questo consumo di cibo è aumentato. Quant'è? In questo momento meno 12, yay! Questo consumo di cibo meno 40, yay! Questo dice costa 2000 e ci manca la tecnologia per farlo. R del maniero. Noi stiamo ricercando questa che ci fa fare. Forse è meglio fare questa. R del maniero. Qual è questa? Terra del maniero, questa qui. Quindi dopo faremo questa. Questo nostro esercito invece lo lasciamo qua dentro. E direi di poter fare fine episodio, diciamo. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break to Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.